personaggio forse scomodo per alcuni aspetti, creerà un bel po', apro e chiudo le parentesi, insomma un po' di sana grezzezza ci vuole, creerà dei casini non da poco. Ma... L'aveva anticipato il candidato alla presidenza della regione Bolzonello e così è stato. La candidatura di Tommaso Cerno, capolista al Senato, ha scatenato un vero uragano all'interno del Partito Democratico. Dopo le sfuriate di vari esponenti, Enzo Marsilio, consigliere regionale eletto in Carnia, ha addirittura deciso di uscire definitivamente dal partito. È un affronto a chi per anni ha lavorato, sta lavorando per tenere in piedi il partito in questa regione. Le candidature, in particolare quella di Tommaso Cerno, che non credo abbia fatto niente per questo partito da quando è in vita, anzi ha sempre utilizzato i ruoli per attaccare i componenti della direzione di questo partito, dei consiglieri regionali altro, mi pare un'assurdità in un partito che dovrebbe prima di tutto valorizzare chi lavora e chi si impegna per tirare avanti e per far crescere il partito e le idee che il partito si porta dietro. Non tanto contro i visitors in generale, ma contro chi non ha mai fatto nulla per il PD. Marsilio ritiene la candidatura dell'ex condirettore di Repubblica un insulto a chi invece ha sempre lavorato per il partito. I visitors nella politica possono anche stare. Se mi mandavano un leader nazionale, se mi arrivava Franceschini perché dovevano metterlo da qualche parte, potevo anche accettarlo, perché è uno che ha lavorato per il partito. Mettere capolista uno che crede il Partito Democratico e non ha mai fatto niente mi pare un'assurdità. Fuori dalla competizione per le politiche, Marsilio non esclude di rientrare in un'altra forza politica per le regionali. Intanto ci penserò sopra e dopo vedrò per le regionali come comportarmi.